Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Antonella, questo è il mio canale YouTube e sono qui per parlarvi quest'oggi dei prodotti che ho preferito durante il mese di aprile. Ci sono veramente tantissimi prodotti di make-up di cui voglio parlarvi, ma ci sono anche alcune cosucce interessanti per quanto riguarda l'ambito della skincare, haircare e bodycare. Se siete quindi interessati e volete scoprire quelli che sono stati i miei prodotti preferiti di questo mese, non dovete fare nient'altro che iscrivervi al canale, mettere un like di supporto e restare in mia compagnia. Detto ciò, direi subito di iniziare. Per questo mese, a differenza dei mesi scorsi, ho deciso di scegliere solo ed esclusivamente quelli che sono stati letteralmente i prodotti che ho preferito, prodotti che quindi mi sono ritrovata ad utilizzare di più durante questo mese di aprile. Direi di iniziare subito dal mondo della skincare e durante questo mese di aprile ho iniziato ad utilizzare un nuovo prodotto per la detersione che mi ha colpito subito dal primo utilizzo. Sto parlando di questo gel dermatologicamente testato ed è un vero e proprio gel struccante che nasce come un gel che può essere tranquillamente utilizzato sul viso ma anche sul corpo. Io personalmente lo uso solo ed esclusivamente per la detersione del viso. È di questo brand di Uriage della linea O Thermal ed è in assoluto uno dei prodotti che ho preferito di più, almeno fino ad oggi, utilizzare di questo marchio. Questo qui in particolar modo è un prodotto che è consigliato prettamente a chi ha una pelle sensibile ed è un prodotto che nasce appunto per la detersione. Io lo utilizzo sia per la detersione mattutina ma anche per una detersione serale, quella appunto che va a seguire uno struccaggio a seguito di una giornata intensa e soprattutto dopo aver ovviamente rimosso la maggior parte del make-up che indosso. Questo detergente qui è veramente fantastico. Io personalmente applico solo ed esclusivamente un pump di prodotto, vado ad aggiungere leggermente un po' d'acqua, lo emulsiono, lo massaggio sul viso e poi ovviamente lo risciacquo. Mi piace tantissimo, trovo che sia un prodotto molto molto delicato, quindi perfetto per chi ha una pelle tendenzialmente sensibile, ma credo vada bene un po' per tutte le tipologie. Un'altra cosa che adoro di questo prodotto è la fragranza, che mi ricorda tantissimo i prodotti che sono consigliati soprattutto per i bambini. Ha una profumazione molto molto delicata che mi piace tantissimo, veramente un prodotto fantastico. Ottimo anche il rapporto qualità-prezzo, quantità-prezzo, perché vi posso dire che è un formato da 500 ml e costa all'incirca 12-13 euro. Un altro prodotto di skincare che ho iniziato ad utilizzare da qualche settimana e che sto amando tantissimo è una crema per il viso energizzante. Sto parlando in particolar modo di questo Energy Boosting Gel Moisturizer di Origin, di questa linea al ginseng. Mi piace tantissimo, questo qui in particolar modo è una crema idratante energizzante che contiene una particella all'interno ottima per rigenerare la pelle del vostro viso e contiene anche all'interno vitamina C. Proprio per questo motivo è una crema che ho iniziato ad utilizzare in questo periodo primaverile. La sto amando tantissimo ed è una crema che utilizzo solo ed esclusivamente per la skincare mattutina. Si presenta come un vero e proprio gel, un gel aranciato se vogliamo. Lo massaggio sul viso, si assorbe in pochissimi secondi e lascia una sensazione di pelle idratata, rigenerata ed energizzata subito dopo il primo utilizzo. Mi piace tantissimo, ha una profumazione che vira più a una profumazione agrumata di arancia e vi posso dire che ad oggi la sto apprezzando veramente tantissimo. Io ho questo formato da 30 ml che mi era uscito tra l'altro all'interno di un kit, l'ho iniziato ad utilizzare già da una decina di giorni e vi posso garantire che ci sto trovando molto molto bene. Per quanto riguarda invece i prodotti per l'haircare, durante questo mese di aprile mi sono trovata a portare avanti alcuni prodotti che avevo già in uso e tra le novità che ho introdotto durante questo mese di aprile c'è in realtà una vera e propria un vero e proprio balsamo che io però utilizzo anche a mo' di maschera e sto parlando di questo balsamo di Pantene della linea Pro-V Miracle ed è
Questo qui in questo formato viola. Questo qui nasce prettamente come un balsamo da applicare subito dopo la detersione dei capelli ed è un balsamo che ha lo scopo prettamente di lasciare i capelli luminosi e effetto seta. Contiene all'interno anche la biotina e proteine della seta e vi posso garantire che ad oggi l'ho utilizzato veramente veramente tanto. Infatti, come vedete, il flacone è già dimezzato notevolmente, mi sta piacendo tanto. Io di solito utilizzo una noce di prodotto subito dopo la detersione, ma in alcuni casi, quando ho più tempo a disposizione, faccio un vero e proprio impacco pre-shampoo. Quindi vado a prelevare una bella manciata di prodotto, la vado a massaggiare sulle lunghezze, la lascio poi agire per una mezz'oretta e procedo poi con la detersione. In entrambe le modalità d'uso vi posso dire che fa un ottimo lavoro, lascia dei capelli morbidissimi, luminosi e di seta, e tenendo conto che è comunque un prodotto low cost perché rientra comunque nella categoria dei prodotti low cost, fa veramente un ottimo lavoro. Al momento vi posso dire che in assoluto tra i balsami low cost che preferisco di più, lo sto utilizzando con piacere e mi sta piacendo veramente tanto. A differenza di altri prodotti di Pantene utilizzati in passato che trovavo molto molto più pesanti e che andassero letteralmente ad appesantire i capelli, questo qui invece regala un bel effetto glow e luminoso al capello. Infine, prima di passare alla categoria del make-up di cui ho più cose di cui parlarvi, volevo parlarvi anche di un prodotto di body care che ho iniziato ad utilizzare durante i primi del mese di aprile e che sto letteralmente utilizzando tutti i giorni dopo la doccia. Sto parlando di questo burro corpo di Johnson ed è in realtà della linea Vita Ricci Oil Infuse. Questo qui è un prodotto rigenerante e contiene all'interno olio di mandorla, olio di argan e shea butter. Mi sta piacendo tantissimo, a differenza di altri di altre creme idratanti. Questo qui è un prodotto fenomenale. Lo applico sul corpo, lo massaggio e in pochissimi secondi si assorbe, lascia un bellissimo effetto di pelle morbida e soprattutto lascia una pelle molto molto più idratata. Inoltre, la cosa che adoro tantissimo di questo prodotto è la profumazione, una profumazione dolce che amo tantissimo, un vero e proprio miscuglio tra cioccolato, tra argan, tra mandorla, quindi è comunque una profumazione dolce, tra le profumazioni che io preferisco di più. Lo sto utilizzando veramente con piacere e conto di fare veramente scorta di questo prodotto perché è un prodotto fenomenale. Inoltre, qui in UK viene venduto intorno a £1,50, quindi siamo intorno ai 2 euro. E il rapporto qualità-quantità-prezzo ne vale letteralmente la pena. Io lo sto adorando. È un prodotto fantastico, paragonabile tranquillamente a creme corpo, latti corpo molto, molto più costosi. Si presenta come un vero e proprio latte più che crema corpo, quindi è un prodotto abbastanza fluido, ma un fluido che comunque si lascia massaggiare e si assorbe in pochissimi secondi. Veramente un prodotto top. Detto ciò, direi di passare subito alla categoria make-up, categoria di cui ho veramente tantissimi prodotti di cui parlarvi. In primis devo assolutamente parlarvi di questo pennello di Morphe che da quando ho iniziato sto utilizzando letteralmente tutti i giorni, motivo per cui lo vedete sporco. L'ho utilizzato anche oggi per l'applicazione del fondotinta. Ed è in particolar modo il Morphe E63, ve lo faccio vedere da vicino. Ha questo taglio angolato fatto in questo modo ed ha queste setole fitte che vi permettono letteralmente di applicare il fondotinta in una maniera eccellente. È un pennello che costa intorno ai 15-16 pound, quindi siamo intorno ai 17-18 euro, ma è un prodotto che vale tutti i soldi che costa. Paragonabile tranquillamente a pennelli molto molto più costosi, come ad esempio a quelli di T Cosmetics o altri marchi più costosi. Questo qui è perfetto, a differenza di altri pennelli kabuki che ho utilizzato in passato per l'applicazione del fondotinta, questo qui non fa assolutamente striature sul viso. Mi piace tantissimo, lo sto adorando e tra l'altro l'ho anche provato insieme a voi in un Get Ready With Me per l'applicazione anche di prodotti in crema per il viso e per il correttore e si è comportato veramente bene, quindi conto di portarlo con me come un pennello multiuso da utilizzare appunto per la base.
Rimanendo sempre in tema prodotti per la base, devo assolutamente parlarvi di questo fondotinta e sto parlando del nuovo fondotinta di NARS che io possiedo nella tonalità 4,5L Vienna, che è quindi il Light Reflecting Foundation. Questo fondotinta qui è un fondotinta di cui ne ho sentito parlare veramente tanto e, spinta dalla curiosità e dalla voglia di acquistare un prodotto leggero, ma luminoso per l'estate, l'ho appunto acquistato. L'ho anche provato insieme a voi in un Get Ready With Me e da allora vi posso garantire che l'ho utilizzato quasi tutti i giorni. Mi sta piacendo veramente tanto. Trovo che sia al momento un fondotinta paragonabile al Face and Body di Dior. Mi piace moltissimo, ha un finish molto leggero, ha un finish luminoso, ma un effetto quasi di seconda pelle. Tra l'altro è talmente sottile che voi non avete alcuna percezione di avere un vero e proprio fondotinta sul viso. Mi piace parecchio, trovo che sia il fondotinta perfetto soprattutto per la stagione estiva e che vada bene un po' per tutte le tipologie di pelle, anche per chi come me ha una pelle particolarmente secca. Mi piace veramente tanto ed è un fondotinta che vi consiglio assolutamente di provare. Infine, l'ultimo prodotto per la base, poi passiamo ai prodotti per il contour. È questo Concealer Serum di NYX. Anche questo qui, il Bare With Me, è stato un prodotto diventato subito virale su TikTok, ma anche qui sui social. E spinta dalla curiosità e spinta dalla voglia di provare un nuovo correttore, l'ho acquistato e da allora l'ho utilizzato veramente tutti i giorni. Infatti, come vedete, la pompetta è salita notevolmente. Lo sto utilizzando quotidianamente come correttore illuminante, quindi vado prima a fare una vera e propria color correction, quindi a correggere le mie occhiaie con un altro correttore correttivo, e poi utilizzo questo qui in piccole quantità per andare ad illuminare la mia area contorno occhi e la mia zona T. Mi piace veramente tanto, è un correttore molto molto leggero e, se scelto nella giusta tonalità, va anche a dare un bellissimo effetto luminoso alla pelle. È un prodotto low cost perché comunque paragonato ad altri correttori più costosi ha un prezzo sicuramente molto più basso, ma nonostante ciò tiene testa a prodotti molto molto più costosi. Tra l'altro è un prodotto molto sottile, quindi non va a enfatizzare quella che è la grana della vostra pelle, né tantomeno va a intrufolarsi nelle vostre rughette se ne avete proprio come me. E inoltre, se utilizzato in piccola quantità, lascia veramente un bellissimo contorno occhi. Ecco, ovviamente è un prodotto che va settato. Infatti, una volta applicato, vado sempre a fissarlo con la mia amatissima cipria in polvere libera di Huda Beauty, ma nonostante ciò comunque è un prodotto fenomenale. E detto ciò, direi di passare ai prodotti comunque settanti e per il contour. Allora, durante questo mese di aprile ho iniziato, o meglio, ho continuato ad utilizzare questa cipria di Dior che mi era stata regalata da mia sorella nel periodo natalizio, e sto parlando della Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Questa qui è stata una cipria super super chiacchierata e inizialmente, sono sincera, non mi aveva sconfifferato, non mi aveva particolarmente colpito, o meglio, non capivo se letteralmente era una polvere che andasse a settare o meno. Con l'utilizzo poi costante mi sono resa conto che è una cipria con un finish diverso e soprattutto con di una texture molto molto sottile. Infatti è una cipria letteralmente impalpabile al tatto, ma nonostante ciò fa veramente un ottimo lavoro, va a settare benissimo quello che è la vostra base e lascia anche un finish leggermente luminoso. Il consiglio che vi do, se non volete fare la mia fine, ecco, di utilizzarla sempre con un pennello asciutto, comunque di evitare di bagnare la cialda, altrimenti rischiate di fare una patina del genere, patina che comunque con l'utilizzo va via. Infatti, come vedete, sta già andando via in alcuni punti, ma se utilizzate ovviamente con una spugnetta inumidita o un pennello bagnato, si va a creare questa patina che non è per niente piacevole. Ecco, nonostante ciò, però, comunque è una bellissima cipria che io vi consiglio, molto molto sottile e molto molto luminosa, con un finish luminoso settante, ottima.
Veramente una bella cipria, ecco. Altri prodotti poi che ho scoperto durante questo mese di aprile che ho iniziato a utilizzare subito dopo l'acquisto e di cui me ne sono follemente innamorata sono un paio di prodottini che ho acquistato sul sito di Lookfantastic, entrambi, se non erro, ve li ho mostrati all'interno di un Get Ready With Me. In primis sto parlando del Precision Duo Contour Pot di Iconic London. Iconic London è un brand che da un po' di tempo mi attirava tanto. Alla fine ho ceduto e ho voluto acquistare sia questo pot qui, ma anche un'altra palettina suddivisa in blush e illuminante che però ancora sto testando e quindi non mi andava di parlarvene oggi. Questo prodottino qui invece, a differenza dell'altro, mi sta piacendo veramente tanto. È suddiviso in due parti: da una parte c'è la parte in polvere e sul fondo c'è la cialda in crema. Quindi è un prodotto che può essere utilizzato tranquillamente per fare contour e poi successivamente la cialda in polvere utilizzarla per lasciare un effetto abbronzato alla pelle. Mi piace moltissimo, è comunque realizzata in un pottino piccolo, quindi travel friendly e a differenza di altre polveri si sfuma molto molto bene. Infatti è un prodotto molto interessante e vorrei portarlo con me in viaggio. Sempre sulla stessa scia voglio parlarvi anche di questo prodotto di Diego Dalla Palma che appunto ho acquistato nella stessa occasione sul sito di Lookfantastic. Anche Diego Dalla Palma da un po' di tempo mi faceva il filo. Di questo brand avevo provato solo ed esclusivamente prodotti per le ciglia, infatti alcuni mascara, e ho voluto acquistare questo blush che, a differenza dei miei soliti blush sul rosa, sul malva, ha invece un sottotono leggermente più freddo e vira più verso il marroncino. Tra l'altro è il blush che indosso anche oggi. Mi piace parecchio e trovo sia un blush perfetto da utilizzare in questo periodo di transizione, ma anche nel periodo estivo, quando magari si ha già un tocco e uno strato di abbronzatura. Molto molto bello, molto sottile, si stende molto bene, si sfuma molto bello, molto bene, non fa assolutamente effetto patchy sul vostro viso ed è un prodotto che vi consiglio. Tra l'altro questi blush di Diego Dalla Palma sono venduti ovviamente in varie tonalità, hanno un prezzo comunque contenuto e c'è comunque una bella quantità di prodotto all'interno, perché comunque parliamo di una cialda che possiede 5 grammi di prodotto, quindi durerà parecchio. Infine, ultimo prodotto per il viso e poi passiamo ai prodotti occhi, è un illuminante. E quale sarà il mio illuminante preferito di questo mese di aprile? Ovviamente il nuovo illuminante di Charlotte Tilbury. Stiamo parlando del Beautifying All Over Glow Highlighter. Questo qui è stato lanciato veramente di recente da Charlotte Tilbury ed è stato proposto in due tonalità. Io ovviamente ho scelto la cialda più chiara perché, avendo comunque un incarnato molto molto chiaro, questa qui era sicuramente quella molto più sfruttabile. Tra l'altro è l'illuminante che indosso anche oggi e, come vedete, lascia questo bellissimo effetto luminoso al viso, ma comunque un effetto luminoso naturale, ecco, e trovo che sia bellissimo. Tra l'altro, come vedete, la cialda è suddivisa in quattro parti, quindi potete tranquillamente miscelare le quattro colorazioni e applicarlo, oppure andare a prelevarle singolarmente o due nell'insieme. Mi piace tantissimo, è un illuminante bellissimo, un vero e proprio gioiello. Anche il pack è stupendo, potete metterlo anche in borsa e utilizzarlo a mo' di specchietto, è veramente veramente bellissimo. Per quanto riguarda invece i prodotti occhi, inizio subito col parlarvi di due mascara che, da quando ho iniziato ad utilizzare, mi sono piaciuti tantissimo. In primis devo parlarvi delle Lash Clash di Yves Saint Laurent, questo mascara che è stato lanciato, se non erro, lo scorso mese. L'ho acquistato da Boots qui in UK, approfittandone di uno sconto del 15%, e ho iniziato subito ad utilizzarlo. Di solito i mascara non danno il meglio di sé durante le prime applicazioni, basta aspettare 4-5 giorni, far prendere un po' d'aria al prodotto e poi ovviamente vedere come il prodotto e lo scovolino performa molto molto meglio. A differenza dei soliti mascara, questo qui invece ha regalato il meglio di sé già dalla prima applicazione. Ha uno scovolino a forma di pino, direi, fatto in questo modo, molto grande, in setole, quindi non in elastomero, e è un mascara che regala prettamente lunghezza e volume. Mi piace tantissimo, non incurva tanto le vostre ciglia, ma le allunga notevolmente.
E le volumizza tantissimo, infatti lascia quasi un effetto di ciglia finte che io personalmente amo tantissimo. Super Blecco come mascara, assolutamente un prodotto approvato. L'altro mascara di cui voglio parlarvi invece è Legit Lashes di Huda Beauty. Questo qui invece è stato lanciato lo scorso anno, ma io per ovvi motivi ho acquistato soltanto da poco e messo in uso una volta terminati altri prodotti che ovviamente avevo nel progetto smaltimento. Questo qui, a differenza dell'altro, è suddiviso in due parti. Ha infatti una parte volumizzante e una parte incurvante. Io inizio subito con il primo step, che è appunto quello della parte volumizzante, il cui scovolino è fatto in elastomero e a clessidra, leggermente a clessidra. Questa parte qui regala tantissima lunghezza e regala tantissimo volume alle mie ciglia. Vado a fare due o tre strati di prodotto e poi successivamente vado ad applicare l'altra parte, che è quella incurvata. E anche questa parte qui è fatta appunto realizzata da uno scovolino in elastomero, e questa parte qui va letteralmente a allungarle notevolmente e a incurvarle tantissimo. Mi piace tantissimo. Tra l'altro, questo qui è il mascara che indosso oggi, ed è il mascara che utilizzo veramente tutte le mattine per andare al lavoro. Quello invece di Yves Saint Laurent lo utilizzo soprattutto per le occasioni più particolari, quando invece esco di sera e quindi realizzo dei look un po' più impegnativi. Questo qui mi regala veramente un bel effetto di ciglia cicciotte, e lo amo tantissimo, ma li amo un po' entrambi, tutti e due. Ultimo prodotto per gli occhi di cui voglio parlarvi sono questi due pottini che sono stati lanciati per il 25esimo anniversario di Kiko, e sto parlando dei Color Shock Eyeshadow della linea Happy Birthday Bellezza 25th Anniversary. Io li possiedo in due colorazioni, la 02 Energy Cooper e la 03 Rosy Gold. Entrambe sono due colorazioni fantastiche, le utilizzate veramente tanto, e le utilizzo soprattutto per andare a ricreare dei look giornalieri. Quindi metto un colore di transizione nella piega, vado a sfumarlo e poi successivamente vado ad applicare uno di questi due pottini sulla palpebra mobile. Mi piacciono veramente tanto, sono molto molto belli. Sicuramente una volta swatchati regalano una luminosità notevole, ma applicati sulla palpebra e dopo varie ore del giorno vanno a perdere leggermente di intensità, ma nonostante ciò sono veramente degli ottimi dupe degli Eye to Mesmerize di Charlotte Tilbury. Quindi io personalmente ve li consiglio. Se non volete spendere 30 euro per un Eye to Mesmerize di Charlotte Tilbury, ne spendete 10-12 e vi portate uno di questi pottini a casa, e vi posso garantire che sono veramente veramente validi e belli. Infine, per quanto riguarda la categoria labbra, durante questo mese di aprile ho riscoperto queste due meraviglie che avevo all'interno della mia makeup collection. Sto parlando di questi due rossetti di NARS, che sono entrambi della linea Lipstick Rouge à Lèvres, e sono rispettivamente il Pour Toujours e Toilette. Pour Toujours è questo qui, ed è un bellissimo malva freddo che ho utilizzato veramente veramente tanto durante questo mese di aprile. L'altro invece è quello che indosso oggi sulle labbra, ed è Toled, ed è un nude che vira però verso una colorazione leggermente più rosata. Questo poi è il finish che ha. Sono dei rossetti molto belli, si stendono molto bene, non vanno a seccare le labbra, anzi al contrario, regalano comunque un effetto cremoso per l'intera giornata. Io di solito però li applico dopo aver applicato un balsamo labbra, avendo delle labbra molto molto secche. Vanno leggermente a risaltare quelle che sono le vostre secchezze o comunque le rughette delle vostre labbra, ma vi posso garantire che comunque lasciano veramente un bellissimo effetto. Infine, l'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è un setting spray, e in particolar modo voglio parlarmi del Mist & Fix O2 di Makeup Forever. Questo qui l'ho acquistato qualche mese fa e ho iniziato ad utilizzarlo durante lo scorso mese, ma durante questo mese di aprile l'ho applicato veramente tutti tutti i giorni per fissare la mia base e il mio trucco. Mi piace tantissimo perché è un prodotto idratante, va a fissare molto bene quello che è il vostro look, e allo stesso tempo lascia un effetto fresco sul viso per l'intera giornata. È molto più leggero rispetto a un setting spray come ad esempio quello di Urban Decay o come ad esempio quello di Charlotte Tilbury, e è meno idratante, più fissante rispetto a quelli di MAC, per intenderci. Quindi
Per me è il giusto equilibrio e il perfetto compromesso tra i due. Io sinceramente ve lo consiglio, soprattutto per questo periodo estivo, quando magari fate dei look e volete fissarli, ma non volete seccare la pelle del vostro viso, volete comunque un finish idratante, un finish luminoso, io vi consiglio questo qui perché è un prodotto fenomenale. E detto ciò, questi sono in realtà tutti i prodotti preferiti di questo mese di aprile. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto e spero ovviamente di avervi fatto una buona compagnia. Io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, mettete un bel like di supporto, se vi va lasciatemi un commento e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Un bacio, ciao!